Winston Churchill lo amava a tal punto che segnò in rosso l'omonima cittadina sulle carte topografiche per evitare che venisse bombardata. Un tempo si chiamava Stracchino di Gorgonzola con riferimento alle vacche stracche, cioè stanche, dopo la transumanza. Il Gorgonzola è un formaggio molle a pasta cruda erborinato da erborin, che in dialetto milanese significa prezzemolo, ma le sue venature verdastre sono ovviamente dovute a delle muffe. Molte le leggende sull'origine del Gorgonzola. Le più famose parlano di un casaro innamorato o di un mandriano sbadato. Entrambi avrebbero comunque abbandonato la cagliata, favorendo così l'insorgenza delle muffe. E adesso andiamo a degustare. All'esame visivo la crosta appare rugosa, la pasta bianca o paglierina, dalle tenue venature blu-verdi. All'assaggio esprime una consistenza morbida, cremosa, fondente, grande tendenza dolce e un sapore che diventa più marcato col passare del tempo. A noi piace consigliarvene il consumo al naturale o come terzo protagonista di un risotto di peperoni e zucca.